Fede, un anno fa di questi tempi registravamo un video che abbiamo intitolato Last Dance, che celebrava l'uscita dalla nostra sede storica. È vero, Andrea, è vero? Sì, me lo ricordo molto bene. Il video di oggi avrà un sapore più o meno simile. Eh già. Fede, prima di tutto spieghiamo questa cosa che abbiamo detto nell'intro del video. Mi sembra il minimo, Andrea. Cosa accade oggi? Oggi è l'ultimo video che registreremo in quella che sarebbe dovuta diventare la nuova sede del centro fitness Just Wellness. Esatto. Che da oggi in poi, o meglio da già da qualche settimana, non avrà sede, perché saremo un centro fitness ma totalmente online, totalmente digitalizzato. Esatto. Ok, quindi non avremo una vera e propria sede fisica, ma la nostra sede sarà l'Italia intera. Esatto, vero? Quindi non avremo una sede, ma in realtà ne avremo tantissime. Le avremo tutte, le avremo tutte. Non ci saranno limiti. Infatti. Bene Fede, detto questo, come si svolgerà dunque il workout di oggi? Beh Andre, visto che appunto andiamo a rifare un saluto a questa struttura, andiamo a replicare lo stesso workout che avevamo fatto nella precedente struttura come tributo appunto. Anche alla nuova. Esatto. A quella che sarebbe dovuta essere nuova, ma che ok, siamo. Esatto, sono andata a riguardarlo ed è un workout gambe con manubri che si svolge in questo modo. Sono 8 esercizi. 40 secondi di lavoro per ogni esercizio con 20 secondi di recupero fra un esercizio successivo e appunto è tutto dedicato alle nostre, ai nostri arti inferiori. Però come sempre facciamo, non facciamo mai la replica precisa. Abbiamo giusto? Fatto un po' di modifiche, giusto? E qualche modifichina. Esatto. Così se poi ti vuoi fare questo workout e l'altro workout, che dove compare se compare, Fede? Secondo me a sinistra dicevi? Qua sopra di te. Ecco, quello lì che compare lì, almeno hai due workout di gambe che si assomigliano ma non sono totalmente uguali. Esatto. E se li abbini fai un super workout. Vorrei anche aggiungere che il workout che facciamo oggi, come vedete siamo all'aperto, e quindi si può fare outdoor, in un parco, in un al mare, esatto, in spiaggia. In montagna. Basta semplicemente procurarsi una coppia di manubri. Una coppia di manubri e un cellulare per guardare il video. Magari. Potrebbe essere una buona idea. Va bene, va bene. Allora direi che a questo punto andiamo a spiegare il primo esercizio con il quale partiamo. Dopodiché i successivi 7 li andremo a spiegare nelle varie nelle pause di soli 20 secondi. Esatto. Allora, vai. Il primo esercizio... Ah, io non ho preso la mia coppia di manubri, guarda te. Allora, guarda facciamo te, così. Spiego il primo esercizio e mentre poi sistemo un attimo il cronometro, tu prendi la coppia di manubri. Ma va benissimo, vai. Ci organizziamo. Entrerò per uscire e non rientrare più. Ok. Bel gioco di parole. Esatto. Allora... Vediamo. Esercizio numero uno, stacchi a una gamba, quindi partiremo con la gamba destra appoggiata. Gamba possiamo destra. Usare tutti e due i manubri, ma anche soltanto uno in base al peso che stiamo utilizzando. Ok, magari io faccio vedere allora questo punto nella versione A1. Ok, boom. E vado a fare lo stacco va bene. A una gamba, il movimento bene, è lo stesso bene, degli stacchi, soltanto che utilizzo appunto solo il perfetto, lato destro. Perfetto, vai Andre. Tu regola che io mi attrezzo. Yes. Ah, guarda qui, 40-20, perfetto. E abbiamo detto che sono 8 esercizi. Fede, benissimo, visto che l'ultimo workout ho esagerato col carico, una coppia da 12... Oggi un po' più schiscio. Me lo voglio proprio ricordare questo... No, penso che visto il workout che hai impostato... Ah, coppia da 12? Coppia da 12. Ok, non avevo capito. Lo ricorderò per un bel po'. Sei pazzo. Esatto. Pazzissimo. Vabbè, però allora si comincia. Il mio stacco a gamba tesa... Lo farò così, giusto. Con la versione a un manubrio. Esatto, io appunto ho una coppia da 4 kg, quindi uso entrambi meno, i pesi. Va bene? Vai, prendiamoci un po' di spazio per piacere. 3, puntissimo. 2, 1, dai che partiamo col primo quindi esercizio. Quindi gamba destra rimane giù? Esatto. Ok. Scendo. E torno su. E scendo. Movimento bello controllato e mi raccomando teniamo la schiena dritta, non andiamo a curvare. Esatto. Ci tengo sempre a dire questa cosa, Andre. Diciamo che come lo sto facendo io ti facilita un attimino il lavoro dell'equilibrio. Esatto. Okay. Perché hai solo un carico da controllare, non ho due. Solo un carico da controllare che arriva prima sul pavimento e ti facilita nelle due fasi più critiche, cioè quella di stacco e riappoggio del manubrio al pavimento. Quindi valutala come opzione. Ok. Stop. Ovviamente andremo a fare lo stacco con la gamba sinistra, mica la lasciamo lì tranquillina, ma no. Quindi se l'esercizio numero 2 è lo stesso. Quindi al suono si riparte. Cambio solo il lato, mi metto così. Vai, io sono già in posizione. La diagonale, 4, 3, 2, 1, via. Ok. Scendo indietro con la schiena in su.
Ovviamente, avendo maggiore controllo, puoi, come dire, dedicare le energie risparmiate al carico. Esatto. Quindi, se possiamo generalizzare, dare un consiglio generalistico, come dire, se vuoi lavorare di precisione, fai due manubri più leggeri. Se vuoi lavorare di carico, fai un manubrio un pochino molto pesante, ecco, più pesante possibile. Esatto. Col peso maggiore che riesci a gestire. Ottimo. Attiva sempre bene l'addome, in modo da avere ancora più equilibrio e stabilità. Ok, vai. Prossimo esercizio, andiamo di affondi in avanti, passo bello lungo, torno sul posto e alterno le gambe. Teniamoci un po' di spazio indietro, Fede, così non usciamo dall'inquadratura. Sì. Io direi che mi metto qui. Pronto, Andre? 3, certo. 2, 1, via. Vai. Scendo. Alterniamo, vero? Hai detto? Torno, esatto, e alterno le gambe. Il ginocchio deve sfiorare il pavimento senza mai picchiarci contro. Possibilmente. Se no esci che c'hai le ginocchia gonfie come delle zampogne. Esatto, sia come tecnica di esecuzione sia per non sbucciarti le ginocchia. Ovviamente se lavori su un pavimento come il nostro, cemento nudo. E ci va bene che non c'è la grattugia della mia home gym, Andre. È vero. Ok. Controlla bene il movimento, mi raccomando. E respira, non fermare il respiro. Ok. Prossimo, polpacci, quindi gambe tese. Sì, bello. Sollevo i talloni in questo modo. Va bene. Lascio un secondo giù i pesi. Respira, recupera. Recupero bene anch'io. Quindi vado a sollevare il tallone. Tutte e due le gambe lavorano insieme in questo caso, ok? Pronti? Via. Ok, via. Spingi più che puoi. Torna giù e sfiora col tallone e riparti subito. Esatto, senza andare a Se riesci rimani in una tensione continuativa. Col peso spostato leggermente in avanti, certo. Proprio per non andare a riappoggiare il tallone. Riappoggiare e facilitare un po' l'equilibrio. Ti aiuti anche qui l'attivazione dell'addome, tenerlo un po' in tensione ti aiuta a tenere più equilibrio. Esatto. Controlla la respirazione. Concentrati sull'esecuzione, senti strizzare i polpacci dietro e quando li strizzate torna giù. Benissimo. E stop. Prossimo esercizio. Ho sbirciato, squat. Quindi li lascio già lì. Esatto. Manubri. Quindi separo un pochettino più i piedi e posso farlo anche qua o con tutti e due i manubri oppure con un manubrio solo. Al centro. E al centro, esatto. Io lo farò con Replico due, dai. Con uno come avevo fatto nello scorso video. Lo puoi anche ruotare. Via. Così ce l'hai più comodo come impugnatura. Esatto, così. Esatto. Però così diventa più alto e quindi riesco a scendere meno. Ah, certo. Capito? Quindi così invece va bene. È un po' meno comodo, ma almeno riesco a fare uno squat più profondo. Ma l'esercizio non sempre deve essere comodo. Cioè, qualche volta dobbiamo fare un esercizio che percepiamo come scomodo. Vuol esatto. dire che ci sta letteralmente allenando. Esattamente. Sto sviluppando caratteristiche che ancora non abbiamo. Io dico sempre, l'esercizio che meno ti piace, che più ti sta scomodo, sì. è quello che più ti aiuta a migliorare. Sì, sì, insiste sulle tue lacune. Ok. Stop. Dai. Good morning. Possiamo, buongiorno, buongiorno. Possiamo mettere a questo punto il nostro carico sulle spalle, in questo modo. Andare indietro col sedere, gambe sempre yes, tese. Yes. Scendo, controllo il movimento e ritorno su, strizzo le chiappe. Ok, tecnicamente è perfetto fare così. Via. Io preferisco due alternative anche qua. Le braccia in questa maniera qua. È uguale, Con la versione di Fede hai un effetto leva maggiore, quindi con meno peso fai più sforzo. Nel mio caso è un effetto leva minore e per ottenere lo stesso sforzo devi caricare più peso. Ma è anche vero che avendo un'impugnatura più comoda aumento del peso non ti incide. Non lo senti tantissimo. Lo senti, quindi si equivalgono. Queste due versioni si equivalgono. Giustamente io sto usando un carico inferiore e tu maggiore. E te lo sei messo lì. Quindi, coppino. Torna tutto. Cambio. Ok. Cosa abbiamo, Fede? Bene, affondi laterali. Anche qui possiamo usare uno o due manubri in base al peso che stiamo utilizzando e la nostra capacità. Vado di lato, scendo. Vado di lato anch'io. Torno. Mi metto un po' in diagonale perché sennò non ci staremo mai. 3, 2, 1. Immagino prima destra, poi sinistra, via. Vero? Via, sì. 1,
due, alterno, Andre, scusami. Ah, perdonami. Alternato, non ho specificato. Ok, va bene. Quasi quasi anche meglio. Vado di là. Un esercizio che quando abbiamo cominciato a fare gli home workout non mi riusciva. Andre, ti devo dire la verità. Riguardando il video dell'anno scorso, Last Dance, si notava proprio questa tua difficoltà negli affondi laterali. No, proprio per niente, vero? Non erano quindi, proprio un mio... Ti devo fare i complimenti. Il mio esercizio. Ti devo fare i complimenti per il miglioramento incredibile che hai fatto. Ennesima riprova che l'home fitness è efficace tanto quanto l'allenamento in palestra. Andre, siamo all'ultimo esercizio. The last exercise. The last esercizio. Del workout last dance. Esatto. Ottimo. Abbiamo uno squat ma rimanendo sulle punte dei piedi. E invece questo. Cosa? È uno dei miei preferiti. Ah, ok. A me no, da mi sempre. Piace. Via. Quindi scendo ma rimango con i talloni sempre sollevati. Ok. Benissimo. A me non piace molto, ma è giusto che sia così. Dai. Bisogna, per il discorso di prima. Non avete idea di quanti benefici che non piacciono. Eh sì. Abbia questo esercizio, equilibrio, forza dei polpacci, forza dei quadricipiti che oltre il carico devono gestire. Posso dire un'altra cosa? Che siccome sbilancio un po' più in avanti il busto per tenere l'equilibrio, sento di brutto anche i glutei. Ah, ma certo, sì. Perché il gluteo principalmente è un muscolo di equilibrio posturale. Stop, Fede, brava! Ci hai condotto in un bellissimo ultimo allenamento della nostra sede. Fede, se questo corsello potesse parlare, quante ne racconterebbe? Dalla nostra prima corsa, nel primo workout che ci siamo scannati per entrare per primi nello studiato alle di farlo. Nostre spalle, a questo ultimo saluto finale. È stato solo un anno che ci ha visto lavorare e operare da questa sede, ma è stato un anno davvero intenso. Esatto, Andre, sì, è vero. Tra l'altro un anno che ha visto crescere il nostro canale YouTube esponenzialmente. Quando abbiamo iniziato avevamo poche decine di persone iscritte, oggi siamo ben oltre i 1000 iscritti. Okay. Sì, di solito si dice da 0 a 100, in questo caso siamo andati da 0 a 1000. Da 0 a 1000. Da 0 a 1000 e più. E con questo voglio dire grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato. Grazie mille, veramente. Bene, notazioni di fine workout. Annotazioni, Andre. Come sempre abbiamo fatto soltanto un giro di questo unico workout, una serie per esercizio, della durata di 8 minuti. E come sempre consigliamo, i consigli sono due. Se vuoi fare un workout solo gambe, vai a ripetere questo giro per altre due, se non addirittura tre volte. Se invece vuoi fare un workout più completo total body, ti lasciamo sotto nella descrizione qualche video, qualche link a qualche video che puoi andare ad abbinare a questo workout che ti abbiamo fatto vedere oggi. Diciamo così che i link che ti lasciamo sotto sono quelli che secondo noi meglio si abbinano a questo video, ma in realtà tu ti puoi sbizzarrire a fare gli abbinamenti che preferisci, ma per farli prima devi fare un'operazione molto importante. Quale, Fede? Ovvero iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto, così da trovare tutti gli altri video workout che abbiamo pubblicato in tutto questo anno e più di lavoro insieme. Sono tutti suddivisi in playlist, quindi tutti suddivisi anche per tipologie di allenamento. E quindi non ti resta che andarle a scoprire. Ma soprattutto non perderti nessuno di quelli che pubblicheremo in futuro. Assolutamente, anche perché, l'abbiamo già detto in qualche video ma ripetiamolo anche, oggi lasciamo appunto questa struttura per andare a vedere altri posti. Quest'estate sarà una gran bella estate, non te la puoi perdere, allenati con noi. Seguici soprattutto perché ti portiamo proprio in giro. Esatto, ma prima di chiudere il video dico un'altra cosa, perché quello che non dovessi trovare sul nostro canale YouTube sappi sempre che lo trovi sul nostro sito, che è justwellness.co. Lo facciamo comparire qua ora. E quindi cosa trovi su justwellness.co? Trovi veri e propri programmi di allenamento che puoi fare sia outdoor, come stiamo facendo quest'estate, in casa, tranquillamente, o anche se ti alleni con noi ma in altre palestre. È tutto predisposto. A questi puoi abbinare i nostri programmi alimentari che sempre trovi sul sito e puoi abbinare anche le nostre, insomma, i nostri consigli sugli integratori alimentari da abbinare a tutto il resto. Ma molto di più in realtà.
Ti diciamo solamente che oggi l'emozione mi intorciglia un po' la lingua. Anche a me un pochettino. La cosa veramente bella che trovi su justwellness.co è la nostra Fitness Family. Yes. Ovvero la community di persone che come noi e come te ha piacere di fare fitness ma col sorriso sulle labbra, perché il fitness deve essere benessere, divertimento e soprattutto condivisione. E quindi troverai tantissime persone con cui condividere il tuo percorso di benessere. Quello che dicevamo all'inizio del video, è vero che lasciamo una sede fisica, ma online abbiamo ricreato, digitalizzato, diciamo così, sì, un vero e proprio centro fitness, quindi vero, con anche dentro i tuoi compagni di allenamento. Ovviamente. Non manca davvero nulla. E quindi non ci resta che salutarti. Yes. Ti aspettiamo nella nostra family e ci vediamo al prossimo video workout insieme. Chissà dove saremo. Ciao da Federica. Ciao e buon workout anche da Andrea. Ciao via Filanda numero 12, è stato bello. Ciao via Filanda. C'è il mondo che ci aspetta. Ti ricordi quando passavano sopra gli aerei, passavano di fianco le autoambulanze, casini, macelli, va bene.